tanto sempre per le location, per i teatri. Siamo in un periodo di festa, quindi i teatri sono piuttosto pieni di appuntamenti, però siamo riusciti con grande difficoltà ad avere anche questo cinema Citrigno. La nostra, come dire, speranza di avere tantissime persone in sala. Ci sono tantissimi artisti di spessore, tante amiche, tante colleghe. Come una piuma candida, io vorrei dormire su di lei. L'aquila nel cielo incontrerà, quella nuvola le bacerà. Francesca Calabrò e faccio parte dell'Alfredo Biondo Jazz Sextet. Ci siamo trovati qua perché ci siamo riuniti, abbiamo pensato di aiutare e rendere comunque possibile un progetto fondamentalmente, insomma, che non sia attraversato dalla politica, comunque da interessi al di fuori, insomma, degli interessi, oltre la musica, insomma. Ed è bellissimo perché non ci ritroviamo mai, perché siamo tutti impegnati, suoniamo a destra, a sinistra, e quindi quando incontriamo queste cose ci abbracciamo tutti quanti ed è bellissimo. Anche quando mangi per dolore e nel silenzio senti il cuore come un cuore insopportabile. Nato dal comune senso di amore per le cose, per la propria terra. Il problema di un terremoto non è solo un problema che riguarda l'epicentro del terremoto, è come un'onda. Così come l'onda si propaga, la sensibilità deve raggiungere tutti gli animi. I musicisti calabresi hanno avuto una forza immane, forse non comune oggi, nel volersi coordinare e agire sul loro territorio per unirsi e offrire un omaggio, un abbraccio, un segno di sensibilità, di solidarietà, offrendo tutto quello che possono fare. In realtà i musicisti hanno solo da offrire amore attraverso la loro arte. Next to you forever now I'll stay.
colpo da pagare a notte, fai in me un sostegno ai tuoi bracci di salame. Quando l'acqua è troppo confuso, scegli anonime stazioni, e il destino che si arresta, si fa beffa anche di noi. Alla fine in questa storia c'è questa motivazione, cioè che al silenzio nazionale sulla difficoltà di una popolazione per un evento superiore, no? Come un terremoto, ci si mobilita in luogo dello Stato. Credo che ormai la cultura in Italia, che è stata così tagliata, così si muove per surrogare quello che lo Stato non fa, quantomeno per interrompere questa catena del silenzio. E sembra che ci siano calamità naturali di serie A, di serie B, di serie C. Quella del Pollino è stata indicata dallo Stato come una calamità di serie C, credo, almeno in base ai dati in mio possesso. Stiamo facendo una colletta per lo scescere dopo Cosenza e i guaglioni della corba. Ya, partecipa pure tu. Il primo incontro è stato al Beat, proprio dove si è creato l'armonia di Sisu Musica. Tanti artisti cosentini che ci siamo ritrovati e abbiamo fatto una jam inizialmente per il Terremotati dell'Emilia. E da lì è nato proprio un incontro, diciamo un'armonia davvero grandiosa tra noi artisti, che speriamo prosegui nel tempo. Poi grazie anche a Sasà, che è una persona di una dolcezza e di una disponibilità infinita, ma anche Francesca Guido, che veramente ha mosso di tutto e di più per questo evento. Argo. Tosca, Siria, Andrea Bocelli, Renato Zero, continuiamo. C'è anche Lucio Dalla. Sai qual è la cosa che più mi è piaciuta? Devo dire, essere sincero, che al di là dello scherzo, e lei sta già arrivando, ma wow, è stata la persona che ha davvero smosso il tutto. E sono sincero, questo pomeriggio quando sei arrivata qui, io sono rimasto impietrito, poi ovviamente era un po' stranito anche il tutto, però soprattutto per una cosa, lo sguardo che aveva la stessa luce dello sguardo di un bambino. Mariella Nava! Oh, vediamo un po'. È una serata che mi emoziona molto. Io devo ringraziare tutti voi e devo ringraziare anche i colleghi che, quando io telefonavo e dicevo c'è una serata che vogliamo organizzare, vero Sasà, mi hanno detto subito sì, come prima Carlo Marrale, come insomma altri che calcheranno questo palco. Suonare sempre mette allegria e rimane, pensate, l'unica ricetta a nostra disposizione
per vivere bene, la musica. Brava! Qualche piega sulla pelle tua, i pensieri tolgono il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita, scendi piano dai ricordi in giù, lasceranno che i tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti. Vecchi, diranno che sei iniziative, sono sempre stato vicino alle problematiche che non vengono risolte facilmente, soprattutto per Mormanno, in questa occasione chi ha bisogno di sostegno, di avere gente vicina, perché siamo un po' fuori dal mondo, soprattutto in Calabria, non è che poi la politica ci aiuti tanto, e penso che attraverso la musica riusciamo a dare, a regalare il nostro contributo. Sarà
Ci sospende con i suoi segni inconfondibili.